In questo video ti mostrerò come utilizzare una rete protetta da proxy. Per iniziare, avvia il software Aruba Sign. Apri il menu Preferenze. Dal menu di sinistra seleziona la voce Proxy e da questa schermata hai la possibilità di configurare i parametri Proxy HTTP. Tale configurazione ti permette di svolgere le operazioni di verifica di un file firmato, di aggiornamento, di controllo, di stato di revoca e richiesta di marche temporali qualora la postazione si trovi dietro proxy HTTP o dietro proxy LDAP SOX. Nello specifico, ti è possibile scegliere tra le opzioni Nessun proxy, Configurazione manuale o Configurazione di sistema. Scegliendo la configurazione manuale di tipo HTTP, nel campo Host inserisci l'indirizzo IP. Nel campo Porta digita il numero di porta e nei campi successivi la tua username e password. Poi salva i dati. Per i parametri Proxy LDAP, dalla stessa schermata Proxy, sezione Proxy LDAP, abilita l'opzione Configurazione manuale di tipo HTTP. Nel campo Host inserisci l'indirizzo IP. Nel campo Porta digita il numero di porta e nei campi successivi la tua username e password. Infine, salva i dati. Qualora non siano disponibili i dati relativi a una delle due sezioni HTTP o LDAP, ad esempio nel caso in cui la rete non supporti entrambe le configurazioni, procedi solo con la creazione relativa alla tipologia di proxy supportata.